Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi i miei consigli di formazione per la 17ª giornata di campionato. Abbiamo appena concluso il turno 16, ma pensiamo già al turno successivo perché giochiamo prestissimo, sabato alle ore 15. Quindi attenzione al giorno e all'ora in cui va schierata la formazione, non dimentichiamola. Non troverete in questo video le probabili formazioni di fantacalcio.it. Come sempre, non inserirò nulla, ho fatto io le probabili formazioni a mano per capire i giocatori che possono essere schierati e quelli che non possono essere schierati, perché non ritengo le formazioni che troviamo sui siti, come ad esempio fantacalcio.it, in questo momento non sono affidabili, non le hanno aggiornate. Facciamo un esempio: Candreva lo danno ancora squalificato, ma squalificato non è perché era squalificato nella 16ª giornata e non nella 17ª. Quindi troviamo sì le partite in grafica, ma non troviamo le formazioni, le probabili formazioni. Detto questo, ragazzi, partiamo, ma prima, come sempre, non perdiamo le buone abitudini, lasciamo un bel like che vi ricordo è un portafortuna per la vostra squadra al Fantacalcio, per cui chi lo lascia vince la giornata. Se non siete iscritti, mi raccomando l'iscrizione, iscrivetevi tutti per non perdervi i contenuti a tema Fantacalcio. Vi invito anche a scaricare l'app OneFootball, la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio. Trovate informazioni, curiosità, statistiche, incontri, punteggi, aggiornati in temporale, insomma un kit di informazione molto completo. Per restare aggiornati sulla propria squadra del cuore, sulla propria squadra al fantacalcio, insomma, per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio. Trovate il link per scaricare questa app fantastica in descrizione. Vi ricordo anche che sono aperti gli abbonamenti al canale, il livello base è di soli 99 centesimi, ci sono tanti vantaggi, tra cui risposta garantita e prioritaria in live, ma anche il file delle fasce costantemente aggiornate durante tutto il calciomercato. Ma detto questo, ragazzi, partiamo. Prima partita: Fiorentina contro Sassuolo. Il Sassuolo è in un momento totalmente negativo. In Serie A, nelle ultime 8 gare, ha vinto una sola volta. Però comunque la Fiorentina li ha portato bene negli ultimi anni. Infatti, l'ultima sconfitta contro la Viola risale al 2019. In questa partita ci sono tanti giocatori rischiabili al fantacalcio e tanti giocatori che possono essere schierati con tranquillità. Non ci sono super consigliati, ma c'è solo uno sconsigliato. Partiamo dallo sconsigliato. Lo sconsigliato è colui che prenderà il posto di Maxim Lopez nel centrocampo del Sassuolo, il mediano del Sassuolo. Potrebbe essere Matheus Henrique oppure Obiang. Questo non lo sapremo fino a che non ci saranno le formazioni ufficiali, perché ci sarà veramente anche tanto turnover e di conseguenza tanti ballottaggi in questo turno, ma le formazioni ufficiali ci saranno per questo match. Cerchiamo di sfruttarle, anche perché la Fiorentina d'italiano la conosciamo, italiano varia tantissimo, per cui rischierei il meno possibile proprio guardando le formazioni ufficiali. Partiamo dai portieri, che sono due portieri rischiabili. Non sono affidabilissimi perché questa è una gara che può tranquillamente finire 2-2, però possono far sempre il loro. Potrebbero subire quindi uno o due gol al massimo, secondo me. Il gol subito, però, mi sembra quasi una cosa certa per entrambi. Per quanto riguarda i difensori della Fiorentina, il migliore per me è Milenkovic, più consigliato visto che anche è riposato e me lo aspetto titolare contro il Sassuolo. Anche cercando di entrare nella mente di mister italiano, sapendo che fa anche tanto turnover. Buone mosse, rischiabili, definiamoli così, sono Biraghi, Martinez Quarta, Igor e anche Dodò. Però in questo caso parliamo un po' più di rischio, perché comunque dobbiamo confrontarci con la formazione ufficiale ed eventualmente, visto anche il buon potenziale offensivo del Sassuolo, dobbiamo confrontarci con le altre scelte che abbiamo in rosa. Amrabat, in caso di necessità, può tornarci utile. Stesso discorso per Barak. O meglio, Barak, se dovesse giocare da titolare sulla tre quarti, diventa anche un giocatore molto molto interessante al fantacalcio. Consigliato sicuramente un Bonaventura, che è anche riposato all'ultimo turno, quindi me lo aspetto titolare. Altri due giocatori che hanno riposato e andrei a schierare sono Kwame e Luka Jovic. Ikoné invece non ha riposato, ha giocato, dovrebbe però secondo me rigiocare, e sta facendo bene ed è consigliato. Per quanto riguarda il Sassuolo, tutta la difesa per me è rischiabile. Non è consigliata, ma è rischiabile. Attenzione a Erlich, che dovrebbe tornare dal primo minuto. Consigliati Flattesi, Traoré, Berardi, Pinamonti e Laurente. Attenzione a quest'ultimo, che non so veramente il reale motivo, però mi ispira per questo turno a sensazioni, penso che possa fare veramente molto bene. Seconda partita: Juventus contro Udinese. La Juve sembra imbattibile, 7 gare di fila senza subire gol in campionato.
L'ultimo gol preso è stato fatto da Brahim Diaz e parliamo di ottobre. Momento invece non troppo positivo dell'Udinese, che cercherà riscatto dopo un ottimo inizio di campionato. Della Juventus l'unico nome che non vado a schierare è Paredes, un giocatore che onestamente poco mi convince. Ho il dubbio poi su McKennie, che resta per me un giocatore rischiabile, mentre tutti gli altri giocatori sono o molto consigliati o comunque consigliati. Perché tra i molti consigliati per me troviamo Szczęsny, Danilo, Bremer, Kostić e Milik. Tra i consigliati Alessandro, Rabiot, Locatelli e anche Moise Kean, che me lo aspetto dall'inizio per questo turno. Per quanto riguarda in casa Udinese, la situazione è un po' diversa, un po' più compromessa. Troviamo due giocatori rischiabili, il primo è Becao e il secondo è Deulofeu. Deulofeu, che non è stato benissimo, ha recuperato per essere convocato nell'ultimo turno, ma poi è andato in panchina. Vediamo se riuscirà a recuperare, se potrà essere a disposizione effettivamente di Mister Sottil. Stiamo quindi un po' a vedere cosa succede. I consigliati sono Pereira, Samardžić, Udogi e Beto. Terza partita, Monza contro Inter. Scusate se cerco di andare un po' più veloce del solito, ma sicuramente lo avete notato con anche un po' di abbassamento di voce. Primo scontro in Serie A fra queste due squadre che si sono affrontate solo una volta in amichevole in precedenza. Vi dico, nessun nome particolarmente importante nel Monza, una valanga di sconsigliati. I rischiabili per me sono solo due: il primo è Petagna e il secondo è Pessina, in base appunto a chi giocherà eventualmente, perché uno dei due dovrebbe essere il rigorista della squadra e quindi un motivo in più per rischiare un giocatore. Però insomma non mi ispira per nulla la formazione del Monza, anche visto che l'Inter è galvanizzata dalla vittoria contro il Napoli. Per quanto riguarda l'Inter, al contrario, una valanga di consigliati. Non vi sconsiglio nessuno della probabile formazione dell'Inter, però facciamo attenzione a due nomi, due possibili sorprese. Il primo è Gosens, nome magari inaspettato, può riposare Federico Di Marco e Gosens può far bene. E il secondo è Samir Handanovic, che potrebbe tornare a giocare contro una neopromossa in Serie A. Passiamo a Salernitana contro Torino, due squadre che vanno storicamente meglio in casa e anche quest'anno in campionato stanno confermando questa tendenza, per cui forse pronostico leggermente più a favore della Salernitana. Tanti giocatori anche in questo caso rischiabili e tanti consigliati senza consigliatissimi. Partiamo dai consigliati, che sono Ochoa, portiere della Salernitana, che si è dimostrato realmente un buon portiere. Punto su Candreva, Piontek, Dia, ma anche su Federico Fazio, che potrebbe ben figurare. Rischiabili Koulibaly, Vilena e Bradaric. Per quanto riguarda il Torino, rischiabili per me per questo turno sono Vanja Milinkovic-Savic, Gigi, Buongiorno e Samuele Ricci. Il resto dei giocatori, Skurs, Lazaro, Lukic, Vojvoda, Miranchuk, Vlasic e Sanabria, sono giocatori consigliati, sono giocatori che andrei a schierare tranquillamente. E attenzione, perché appunto Sanabria, che non ha giocato all'ultima, me lo aspetto da titolare e chissà che non possa tornare a colpire. Passiamo al Lazio contro l'Empoli. La Lazio, che è caduta contro il Lecce, affronta l'Empoli anche per rifarsi. Quinta partita di questo turno. Allora, nella Lazio non troviamo nessun giocatore sconsigliato, mentre una valanga di giocatori sconsigliati nell'Empoli. Non mi ispira tantissimo, infatti, la squadra toscana va a sconsigliare tutta la difesa, Bicario compreso per questo turno, perché la Lazio fa sempre un po' di paura a livello offensivo, una squadra veramente molto molto valida e molto molto forte, e nonostante Vicario sia stato per ora un portiere top, non me la sento di schierarlo contro un attacco veramente forte che va in cerca anche di riscatto. Per cui parliamo prima dell'Empoli, visto che ci troviamo, andrei a schierare solo Baldanzi e Caputo, rischiabile eventualmente Satriano in caso di necessità. Per quanto riguarda la Lazio, per me si possono schierare tutti. Vi dico, attenzione a Patrick, che può giocare, quindi occhio se avete Casale, perché potrebbe riposare. Consigliati per me quindi Marusic, Vesino e Pedro, consigliatissimi. Il resto della squadra, Provedel, Milinkovic-Savic, Zaccagni, Ciro Immobile e Felipe Anderson. Adesso passiamo ad uno scontro fondamentale in ottica salvezza tra due squadre che hanno invertito notevolmente la rotta, soprattutto nelle ultime tre giornate, mettiamola così. Lo Spezia e Lecce. Lo Spezia, che viene da un pari buono contro l'Atalanta, dopo che stava vincendo anche 2-0, quindi la partita poteva andare anche meglio e lì sono stati annullati ad esempio uno o due gol, non ricordo bene in questo momento. E poi c'è anche il Lecce, che ha vinto contro la Lazio. Giocare al picco sicuramente non è facile, perché il campo è un po' più piccolo, però questo non è uno svantaggio per il Lecce, che ben si difende e quindi può
coprirsi ancor meglio in questo turno. Mi aspetto pochi gol da questo turno, diversi giocatori consigliati. Consigliati ad esempio i tre difensori dello Spezia, Ampadu, Kivior e Nicolau. Rischiabili Kovalenko e Giasi, centrocampisti. E consigliati Holm, Bastoni e Rezza, quindi i tre difensori fuori ruolo dello Spezia. E ovviamente Mbalanzola, che ha preso un colpo ma non dovrebbe essere nulla di grave. Consigliato il portiere del Lecce, Falcone, meglio consigliatissimo, insieme a Baschirotto e Strepezza. Anche lui ha preso un colpo, è leggermente da valutare. Aspettiamo appunto evoluzioni nelle prossime ore. Il resto del Lecce per me, ragazzi, si può schierare senza farci troppi problemi. Gendrei, Umtiti, Gallo, Malè, Hjulmand, Gonzales, Colombo e Di Francesco. Andiamo a Sampdoria contro Napoli. La Samp che torna da vincere, il Napoli al contrario invece ha perso. Quindi il Napoli cerca riscatto, la Samp ha poco da chiedere contro la prima in classifica di quest'anno. Per cui nella Samp non troviamo tantissimi nomi, troviamo due rischiabili, i due leader. Il primo è Juricic, leader tecnico di questa squadra, il secondo è Manolo Gabbiadini, altro leader tecnico, leader assoluto del reparto offensivo in questo momento della Sampdoria, ma anche un ex col dente avvelenato tra l'altro. Per quanto riguarda il Napoli, valanga di consigliati e di super consigliati. I consigliati per me sono Zielinski, Dombele, Anghissà, Lobotka e anche Lozano e Politano. Per quanto riguarda i super consigliati, troviamo tutti i difensori, quindi Meret, Mario Rui, Rachmani, Kim Di Lorenzo. Attenzione a Mario Rui, non ha giocato l'ultima, me lo aspetto da titolare. E ovviamente poi Kvaratskhelia e Osimhen. Passiamo al big match di questo turno, che vede affrontarsi il Milan e la Roma. Non mi aspetto quindi turnover da queste due squadre, visto l'impegno molto molto importante. Nel Milan nessun sconsigliato, ma in realtà non c'è nessun sconsigliato nemmeno all'interno della Roma per quelle che sono, diciamo, le formazioni probabili. Vi dico che per me sono consigliati comunque Tatarusano e Bennacer nel Milan, due giocatori che sono affidabili. Insomma, valuterei delle alternative in questi casi, perché non sono giocatori, ad esempio Bennacer, che ci porta il bonus al 100%, e Tatarusano non è super affidabile, ma comunque sono buone scelte. Il resto dei rossoneri per me, ragazzi, è tutto da schierare. Perfino Salihamidžić, per me è un giocatore molto consigliato, perché l'ho visto bene, e quando gioca lui il Milan per me fa meglio, perché è un giocatore che sa centrarsi e soprattutto in fase di non possesso fa veramente molto molto bene. Quindi per me è un giocatore importante, e se lo avessi proverei a proporlo contro la Roma. Per quanto riguarda la squadra capitolina, troviamo invece alcuni giocatori che sono rischiabili, in particolare sono Mancini, Bagnez, Selic e Cristante. Se possiamo quindi facciamo un abbeno, ma eventualmente loro possono farcelo. Il resto dei giocatori, Rui Patricio, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Ebram e Pellegrini, sono giocatori, e ovviamente anche Smalling che stavo dimenticando, sono giocatori che possiamo schierare senza farci troppi problemi. Penultima partita, big match della zona salvezza, Verona contro Cremonese, quindi si provano a far punti nei bassi fondi di questa classifica per smuovere un po' le cose. Mi aspetto pochi gol da questa gara, quindi occhio ai portieri. Monti e Carnesecchi per me sono portieri consigliati. Per quanto riguarda le difese però, attenzione, perché comunque nel Verona c'è il dubbio su chi può giocare. Mi aspetto sicuramente però Yen e Gunter titolari, con l'ultimo posto in dubbio magari tra Ceccherini e Davidovic. Per quanto riguarda la Cremonese, troviamo Ferrari, Bianchetti e Lociasvili. Insomma, quindi tre della Cremonese più Yen e Gunter per me sono difensori rischiabili, non prime scelte, ma in caso di necessità possono rivelarsi utili. I consigliati per questo turno, oltre ai portieri, sono poi Doi, Glazovic, Verdi e Djuric nel Verona, mentre nella Cremonese Ser Nicola, Valeri e Okereke. Altri giocatori rischiabili per me sono Tamez, De Sers ed Henry, che è partito dalla panchina all'ultima. Vediamo se riuscirà a prendersi il posto subito o verrà confermato Djuric, che ha fatto bene e ha segnato. Passiamo all'ultima partita, Bologna contro Atalanta. Solo due consigliati nel Bologna, Orsolini e Mark Arnautovic. Diversi giocatori rischiabili come Skorupski, portiere del Bologna, che comunque ha una buona media voto. Per me il gol lo prende, però l'Atalanta non sta facendo valanghe di gol, quindi può rivelarsi una buona scommessa per questo turno. Porsche, terzino destro che sta facendo molto bene, Dominguez, Ferguson, ma anche Soriano / Aibischer, perché credo ne giocherà solo uno fra questi due. Gli altri, i vari Ligogiani, Scambiaso, Lukumi, Sumarò e Medel, non li andrà a schierare, li vado a sconsigliare.
Per quanto riguarda l'Atalanta, non troviamo nessun sconsigliato in maniera clamorosa. De Roon è il giocatore forse meno preferito, il più rischiabile solo in caso di necessità. Gli altri per me si possono schierare tutti. In difesa mi aspetto Jim City con probabilmente Palomino e Toloi. Tutti e tre per me possono essere messi. Ovviamente Sportiello per me può essere messo, così come tutti i centrocampisti offensivi, soprattutto Koop Meiners, Pasaric, Ederson, anche un Malinowski se parte dalla panchina. Højlund per me va schierato anche Lookman e do una chance a Muriel. Attenzione però alle condizioni di Zapata, perché ha preso una contusione, dovrebbe essere solo una contusione, resta da valutare. Se recupera, una chance anche lui la do, perché sapete, è un giocatore che considero molto, ma soprattutto un giocatore che se sta bene può essere fondamentale e importante al fantacalcio. Bene ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando un like per supportare questo contenuto e noi ci vediamo al prossimo video.